Ridi. Sarà meglio ridere viste le blasfemità. L'ha imparato l'inizio? L'ha imparato come si fa a tenere l'attenzione destra? Ah, certo. Tu, io e Proust, i libri che vuoi leggere, la tua trasmissione di libri. Benissimo. Le piace? Perfetto. Okay. Direi che abbiamo uno share elevatissimo. Sì, lo mantenga. C'è mantenga il lo share, mantenga lo share. No, perché dopo il picco solitamente c'è... Adesso davanti a lei c'è il people. C'è il people. Salve, ben ritrovati. Questa è una trasmissione di libri. Parliamo di libri, libri, cultura, ma senza annoiarvi, perché noi siamo giovani e la cultura diventa pim pum pam, una cosa proprio. E il ritmo è un po'... È scatenato. È un rave di libri. E poi con gli effetti speciali che abbiamo dalla regia. La regia è la cosa più giovane che c'è. Comunque io non posso parlare di politica, ma questo è come un rave di libri, no? Un continuo. Però siamo in due. Ne mancano 48. Quindi, se volete venire qui, la parola. Contano anche puntata. Quelli che seguono da casa? Sì, ma non arriviamo lo stesso. Non arriviamo. Siamo. Comunque, questa con questa ventata di ottimismo. Come sempre, questa è Tu e Io Proust, trasmissione che parla di libri con Andrea Polazzi. Ah. E lei dovrebbe dire e Stefano Rossini. Ma perché mai? Vabbè, e Stefano Rossini, me lo dico da solo che sono io. Due libri anche questa settimana, poi come sempre spulceremo le classifiche, parleremo di libri in modo così. Ah, come molto... spulcia lei. Esatto, soprattutto i suoi capelli, come le scimmie, come i macachi, prendo le cose che ha nei capelli e le mangio. Vuole cominciare lei, caro Polazzi? No. Benissimo, allora comincio io. Io non so quando guarderete questa trasmissione. Se mai la guarderete. Vabbè, quello è un altro caso. Se è appena uscita su Icaro, se in replica, se su YouTube, però in concomitanza con... Se io, se lei cantava qualcosa. Esatto, non lei. In concomitanza con questa trasmissione, il 15 di novembre cadevano i 100 anni dalla nascita di Giorgio Manganelli. Allora, Giorgio Manganelli è uno scrittore che io amo tantissimo, forse non conosciuto come meriterebbe. Uno scrittore sicuramente sui generis, difficile, diciamo che difficilmente fa breccia su un pubblico molto, molto ampio, perché è anche difficile da catalogare, da presentare. Un autore che ha toccato tantissimi generi e in modo sempre molto originale, autonomo, quindi è difficile incasellarlo, dire leggi Manganelli che ha scritto una cosa tipo Harry Potter, no? Allora tu sai cosa stai per leggere, giusto? Sì. Giusto. Per cui però insomma dicevo per cui però è un autore che comunque io amo tanto, apprezzo ed è stato anche molto importante nella mia formazione e quindi mi fa molto piacere parlarne e lo voglio fare con due libri che forse non sono i suoi più conosciuti ma almeno nella mia formazione invece hanno avuto erano gli unici due che aveva a casa una grande importanza. No, gli altri ce li ho sul lettore, questi invece ce li ho cartacei. Quasi tutto su Adelphi si trova di Manganelli, sia quelli piccolini che più grandi. Allora, questo è il libro che io ho amato di più, La favola pitagorica. Vede? La favola. E qui c'è un giuoco di parole. Che cos'è la favola pitagorica? Potremmo definirlo in modo un po' così, forse superficiale, un libro di letteratura odeporica. Lei sa che cos'è la letteratura odeporica? Assolutamente no. E manifestiamo la nostra ignoranza. La letteratura odeporica è la letteratura di viaggio, quindi quando un autore racconta delle sue peregrinazioni. Ma ovviamente, perché dicevo, sarebbe un po' banale, superficiale definirlo così? Perché... se vi aspettate il libro, il classico libro con le testimonianze degli spostamenti, i luoghi visitati, magari anche qualche ristorante consigliato, no, questo non è il libro che state cercando come i due droidi, ma è un libro che racconta di viaggi, racconta di spazi, di come gli spazi anche vengono umanizzati, antropizzati e soprattutto, ma non è un saggio, non fatevi fuorviare dalle mie parole fuorvianti, e questo potrebbe essere già un approccio alla Manganelli. E qua per creare solo caos nella mente delle persone. Esatto, io sono qua per creare caos, ma perché la scrittura di Manganelli è un po' questa, è una scrittura che si diverte a giocare con la menzogna, con il falso, mescolandolo con la realtà e soprattutto dare vita a una letteratura che è una grande letteratura dell'immaginazione, per cui c'è questo libro che è una raccolta di piccoli saggettini, racconti dedicati a varie località, ad esempio si interroga sull'esistenza di Ascoli Piceno. Secondo lei esiste Ascoli Piceno? Penso di sì, non è mica in Molise. No, è nelle Marche. Quindi...
perché il Molise non esiste, giusto? Sì, così mi insegna lei. Io le insegno tante cose, però ecco, Manganelli su questo ci gioca molto. Allo stesso modo, esplorando, camminando per Firenze, si perde nei rapporti tra il Duomo, il Battistero, il Campanile e la geometria, che in qualche modo coinvolge tutta la città che si sviluppa attorno a questo luogo. Si interroga poi sul valore dei monumenti, delle opere d'arte, ma sempre con una grande ironia che ci pone le cose da un punto di vista sempre molto molto originale e singolare, ci fa apprezzare il viaggio e gli spostamenti, ripeto, non alla maniera turistica, non è un visitare un luogo per in qualche modo semplicemente fagocitarlo, fare un'esperienza così da foto, da cartolina, ma proprio per vivere il territorio. Lui dice a un certo punto: visito Firenze e mi sento fiorentino e mi sento italiano, visito la Spagna e mi ispanizzo, cioè in qualche modo il viaggio diventa un'esperienza. Questa è la favola pitagorica. Questa è la favola pitagorica. L'altro libricino che io ho trovato davvero molto divertente e appassionante, le interviste impossibili. Quelle che lei realizza ogni giorno. Esatto. Veste di giornalista. Ma Manganelli ovviamente lo fa molto meglio. La cosa divertente è che le sue interviste sono interviste a personaggi impossibili, nel senso che non sono più tra noi e quindi è un po' difficile intervistarli. Ad esempio ha intervistato Tutankhamon, Marco Polo, Nostradamus, De Amicis, Fedro, e in questo modo anche Fedez qui... pensavo. No, Fedez no, anche perché in questo caso è Manganelli che è morto e Fedez è vivo. Sarebbe sempre un'intervista impossibile a modo suo. E anche in questo modo l'intervista diventa un modo per raccontare una visione letteraria, artistica e nel contempo per parlare di letteratura e di personaggi, anche il modo in cui questi personaggi vengono visti e interpretati. Prima di chiudere ricordo le opere forse per cui è più conosciuto, tra l'altro in questo periodo proprio in concomitanza con il centenario dalla nascita, Adelphi sta ripubblicando parecchio materiale di Manganelli, ripeto, scrittore molto poliedrico che ha toccato davvero tantissimi generi. In particolare forse uno delle sue opere più famose è Centuria, che sono 100 brevi racconti proprio di una paginetta, anche qui però racconti molto particolari in cui i protagonisti vivono vicende a metà tra il surreale e il fantastico, ma è sempre un fantastico da un punto di vista un po' distorto, diciamo così, nulla a che fare col più classico fantasy o la fantascienza. E molto belli anche, e usciti poco tempo fa, ho bisogno un attimo di riguardare perché sennò mi dimentico. Troppe cose. Hard disk ha bisogno di essere ampliato. Di essere deframmentato soprattutto. Ovviamente Improvvisi per macchina da scrivere, che è stato ripubblicato proprio adesso, e anche molto divertente, non trovo il titolo ma vi voglio dire di cosa tratta, è un libro, anzi adesso ve lo vado a cercare, poi prima che Polazzi finisca ve lo dico, in cui è Manganelli a parlare di libri... Lasciamo della suspense? Lasciamo un po' di suspense. È Manganelli a parlare di libri, recensioni, letteratura, e lo fa sempre a suo modo, ve lo dico a fine puntata. Lei lascia della suspense e io allora mi carico di questa responsabilità con Le porte dell'inferno. Che è casa sua, tipo? No, pensavo di venire a trovarla, però che campanello devo suonare? Rossini. Rossini Inferno. Lincoln Child, uno scrittore che solitamente noi abbiamo incontrato all'opera insieme al collega Douglas Preston. Mi è capitato di leggere molti romanzi della coppia, sempre thriller. In questo caso, siccome Child ha una cultura legata anche all'archeologia, molto spesso i suoi romanzi in solitario partono proprio da spunti reali e concreti. In questo caso si va nell'affascinante antico Egitto, perché il protagonista di questa vicenda, il dottor Logan, è un docente di storia medievale, ma nell'ambiente dell'archeologia è conosciuto anche come enigmologo. Lei è enigmologo? Assolutamente, mi dia un enigma e io glielo risolvo. Non tutti però sanno che ha anche delle doti un po' da sensitivo. Lei no, questo? No, questo no.
viene contattato da un noto archeologo, Porter Stone, per aiutarlo nel decifrare e decriptare un'antica maledizione, visto che questo archeologo sta per portare alla luce la tomba di Re Narmer. Re Narmer è veramente un antico faraone della prima dinastia, quello che per la prima volta ha unificato l'Alto e il Basso Egitto, e questa quindi è storia vera. Tra l'altro questa tomba viene trovata non in Egitto, meno non nell'Egitto attuale, ma in quello che attualmente è il Sudan, in una zona anche piuttosto impervia da raggiungere. Ovviamente questo è l'input iniziale, in tutto questo si vanno a insinuare, al di là degli aspetti storico-archeologici, anche degli aspetti legati un po' all'occulto, allo spiritismo, anche se insomma toccati così en passant, viste le doti anche del protagonista. Nel progetto infatti è coinvolto anche un amico, un vecchio amico di Logan, che è un medico, che dopo un incidente capitato alla moglie ha iniziato a svolgere alcuni studi sulle esperienze di premorte. Io qua mi fermo, vi aggiungo solo che è una tipologia di romanzo che io potrei assimilare ai film di avventura d'azione, quelli un po' usa e getta, usiamo questo termine, cioè quelli che guardi per rilassarti qualche ora, che lì per lì ti danno delle belle sensazioni, che una volta terminati non ti lasciano poi più di tanto, perché i personaggi non sono particolarmente approfonditi, la storia però si fa leggere bene, in attesa anche di capire quello che sarà l'esito finale. Quindi diciamo che è un romanzo che io mi sento di consigliare, anche perché a chi è appassionato di Egitto, l'Egitto risveglia sempre quella curiosità nelle persone che seguono anche i documentari. Lei segue i documentari sull'Egitto? Sì, sì, mi piacciono. Quando vanno dentro le piramidi. Esatto, qua la Giacobbo quando entra, sì, solo esatto. Noi siamo potuti entrare. Magari qualcun altro al posto di Giacobbo, però sì, mi piacciono molto. Per farvi capire chi è Lincoln Child, al di là della sua attività di scrittore, lui ha lavorato per il Museo di Storia Naturale di New York e tuttora collabora con degli iscritti anche per le riviste dello Smithsonian, che è l'importante centro di Washington, dedicato certo. Proprio alle ricerche. Che non solo, e collabora anche con National Geographic, quindi insomma ne sa un po' come lei. Non è l'ultimo arrivato che si mette a parlare di Egitto. No. Beh. Lei invece è l'ultimo arrivato? Io sono l'ultimo arrivato, arrivo tardi, vado via presto e solitamente non pulisco il vaso. Ci vuole dire qual era il titolo del Sì, romanzo? Sì, l'ho trovato, è Concupiscenza libraria, un libro tra l'altro ripubblicato da Delphi un paio d'anni fa, se non sbaglio, comunque recentemente, che raccoglie un bel tomo, bello cicciottone, che raccoglie gli interventi di Manganelli nella sua veste più, diciamo, da saggista e da giornalista nel parlare, nel recensire libri, quindi diventa anche un modo molto divertente e interessante guardare la letteratura dall'occhio molto acuto e attento di Manganelli. Lo abbiamo fatto un paio di settimane fa, sì. Noi dedichiamo questi minuti finali della trasmissione ad aiutarvi anche nella scelta dei libri, e lo facciamo questa volta non con delle recensioni, ma andando a leggere quelli che attualmente sono i libri più venduti e quindi anche più letti, a meno che uno non li prenda in base alla grandezza se il mobile balla. Speriamo di no. Speriamo che siano presi, perché appunto c'è voglia di leggere. Però rispetto alla settimana scorsa, sì, andiamo a due settimane fa. Andiamo per tipologia. Sì, cambiamo un po'. Italiani, stranieri. Esatto, non facciamo dalla decima posizione alla prima, con la mannaia della censura sempre sopra di noi, ma guardiamo cinque brevi classifiche di cinque posti, che sono italiana, straniera, saggistica e tascabili. Allora, sono quelli economici, fa sempre bene. Sì, risparmiare. Sì, perché le bollette che questo periodo, arrivando. Esatto, le bollette alte, Natale. Vuole iniziare lei con quella italiana? Comincio io con quella italiana. Vuole che le faccia una musica di sottofondo? La faccia. Mamma mia, che sottofondo, la tensione proprio. Allora, al quinto posto c'è. No, però così no. È fastidioso. Perché poi va sopra. Al quinto posto la vedete anche voi, ecco, le manine sante di Polazzi hanno ingrandito. E troviamo No Sleep Till Schengel di Zero Calcare. Quindi parliamo di fumetti. Di lavatrice. O graphic novel, come piace dire a certi intellettuali. Poi M, gli ultimi giorni dell'Europa, Antonio Scurati, quindi continua la narrazione dedicata nel primo libro a Mussolini, poi Hitler, e poi insomma procede in quel terzo posto. Particolare periodo storico. Vai. Mercante di sogni di Sveva Casati Modigliani. Secondo posto in classifica tra libri italiani, sì, Chi si ferma è perduto di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Al primo posto il nuovo, nuovissimo libro di Paolo Giordano, Tasmania, che non abbiamo ancora letto, ma a breve insomma leggeremo. Quindi, Polazzi, a lei lasciamo. Tra i libri italiani c'è la Tasmania.
Sì, esatto, questo simpatico. A lei i libri stranieri. Quinto posto, A cena con l'assassino. Ah, però. Non ho ancora avuto modo di trascorrere del tempo a cena con lui, ma lo farò ben volentieri, anche perché il prezzo, 9,90, aiuta. Questo è un 9,90. È lei che ha le braccine corte, in effetti. Poi abbiamo Glenn Cooper col suo nuovo libro, che è sempre molto attivo su questa tipologia di romanzi thriller da sfondo religioso, infatti il titolo è Un nuovo Papa. Però così siamo a tre, perché già attualmente ce ne sono due di Papa, se arriva un nuovo Papa... Terzo posto in classifica, Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno. Io potrei farlo adesso. No, non era personale. E non sono nella sua famiglia. Un libro che sta andando molto. Benjamin Stevenson. Sì, sento tante. Intanto ho visto anche un effetto speciale. Ma noi abbiamo. Siamo scienza, ma anche fantascienza. Anche fantascienza. Sì. E, parlo con tante persone che lo stanno leggendo e ne parlano molto, molto bene. E la notizia è che lei parla con tante persone. Al secondo posto in classifica abbiamo La setta di Camilla Läckberg ed Eric Fexius. Poi uscirà La otta, immagino. La Leo e lei non dico niente seguirla. Perché la censura è sempre qui. E poi al primo posto nella narrativa straniera abbiamo Brave ragazze, cattivo sangue di Holly Jackson, edizioni Rizzoli. È un titolino che insomma fa venire in mente tante cosine. E io cosa faccio a questo punto? Faccio la saggistica. Certo, io mi occupo poi dei tascabili che sono di mia competenza. Guardi, scaliamo subito al quinto posto, perché questa trasmissione è fatta di ritmo, come potete intuire. Fiat ritmo. Una volta sola, storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere, di Mario Calabresi. Al quarto posto, God Save the Queer, catechismo femminista di Michela Murgia. 10 cose che ho imparato di Piero Angela, che probabilmente l'ha scritto non adesso perché è morto. Brividi, storie che non vi faranno dormire la notte di Elisa De Marco. E al primo posto un libro che non posso commentare, sennò vengo censurato, Mussolini il capobanda, perché dovremmo vergognarci del fascismo. Io e passiamo adesso, non la sto mica minacciando, passiamo adesso alla classifica dei tascabili. Al quinto posto abbiamo Un giorno questo dolore ti sarà utile, se lo ricordi ogni volta che viene a condurre una trasmissione con me. Peter Cameron, che ha avuto un grande successo nell'edizione, insomma, più... Sono tutti collegati. E poi ci sono io. Purtroppo sì. Kathleen Glasgow. Quarto posto in classifica tra i tascabili. Al terzo posto si parla di lei, Follia... di Patrick McGrath, un altro bel libro. Edizioni Adelphi. Secondo posto in classifica, Fuoco e Sangue, House of the Dragon. Tra l'altro siamo stati anche contattati per la nuova stagione. A lei? No, io e lei. Ah, ok, ma per scriverla o per recitare? Per recitare. Ah, io faccio un Targaryen, mi metto i capelli bianchi e lunghi come le sembro. Primo posto in classifica. E soprattutto in modo, immagino anche per il prezzo, 3,90€, Due cuori in affitto di Felicia Kingsley, che vi invito ad acquistare perché poi vi restano tanti altri soldi per fare altro. Non è Tre cuori in affitto come la vecchia serie? No, questi sono due. Due, ne manca uno. Che uno è morto. Ma in questo periodo bisogna tagliare. Sì, risparmiamo. Siamo arrivati in conclusione di questa scoppiettante puntata, il cui sottotitolo è Ritmo. Fiat Ritmo. Come vola il tempo? E in effetti queste tue pruste, quindi il tempo è un po' il nostro elemento che coordina e ci avvolge, no? Possiamo dire così. Adesso noi ci avvolgiamo nei saluti finali e diamo appuntamento alla prossima settimana. Benissimo. Lo faccia lei come sa fare. Lo faccio io vi saluto. Alla prossima settimana. Mm-hmm.